Amici e amiche carissime, Ave Maria a tutti, una santa serata e bentornati per la puntata numero 40 del ciclo di catechesi La Madonna negli scritti di Maria Valtorta, che ci sta adesso in questo momento portando a contemplare la Madonna nelle vesti di Madre della Chiesa. Tutti quanti sappiamo che lunedì scorso, dopo Pentecoste, abbiamo proprio celebrato questa memoria liturgica, dove abbiamo contemplato questa funzione di Maria nella liturgia. Continuiamo questa sera attraverso questo viaggio dentro la Mariologia viva valtortiana a contemplare questa peculiare funzione mariana. Ci siamo lasciati la volta scorsa contemplando il fatto della maternità divina di Maria verso la Chiesa, che oggi completiamo con un altro episodio. E poi inizieremo il paragrafo riguardante la natura della maternità di Maria verso la Chiesa, che sicuramente si occuperà per questa puntata, e vedremo poi se andremo anche oltre o se ci fermeremo lì, come Dio vuole. Allora, comincio subito la lettura per non perdere tempo prezioso. Grazioso l'episodio accaduto durante il secondo anno della vita pubblica di Gesù nel popoloso sobborgo di Ofel, dove si trovava sua madre. Egli va a farle visita. Nel vedere Maria Santissima e Pietro che tengono tutti e due per mano il bambino Marziam, il famoso bambino adottato da Pietro per intercessione di Maria, un dolce sorriso fiorisce sulle labbra di Gesù. Giacomo di Zebedeo gli domanda il perché di quel sorriso e Gesù risponde: perché vedo in quel gruppo una grande promessa. Quale fratello? Che vedi? Domanda Giuda Taddeo. Vedo questo, che potrò andarmene tranquillo quando sarà l'ora. Non devo temere per la mia chiesa. Allora sarà piccola ed esile, come il piccolo Marziam, ma ci sarà mia madre a tenerla per mano, così e a farle da madre. E ci sarà Pietro a farle da padre. Nella sua mano onesta e callosa posso mettere senza preoccupazione la mano della mia nascente chiesa. Egli le darà la forza della protezione sua, mia madre la forza del suo amore. E la Chiesa crescerà come Marziam. È veramente il bambino simbolo. Dio benedica mia madre, il mio Pietro, il loro e il nostro bambino. Allora, in questo ultimo squarcio, diciamo, di descrizione del fatto della maternità divina di Maria, vediamo un'importante funzione mariana che c'era allora e che c'è anche oggi. Ed è molto interessante come Gesù metta in parallelismo la funzione di Pietro e la funzione di Maria, quindi del Papa e della Madonna. C'è qualcuno che deve proteggere la Chiesa. La protezione è proprio un ufficio maschile, virile, no? Come un po' il padre dentro casa. Protegge da chi? Dai nemici, da chi vuole fare del male alla Chiesa, da chi vuole distruggerla. Come? Attraverso il governo universale della Chiesa, attraverso proprio l'esercizio del ministero petrino, consistente nel confermare nella fede, consistente nel preservare la dottrina della Chiesa, consistente nell'allontanare le dottrine balorde, consistente nell'indicare il retto cammino, nell'additare Gesù come unico Salvatore. Sono le funzioni petrine. Ecco, però noi abbiamo anche bisogno, oltre di chi ci protegge, anche di chi ci ama. Abbiamo bisogno di una madre. Voi sapete che questo è dimostrato dalle scienze umane, che quindi negli ambiti di loro competenza, purché non se ne faccia, come oggi spesso accade, una sorta di totem, un feticcio solutore di tutti i problemi, insomma, no? Una sorta di quindi idolo. E quindi, purché non si arrivi a questo, le scienze umane hanno i loro ambiti propri di applicazione, no? E le scienze umane, parlo qui della psicologia in particolare, sanno bene, quelle evidentemente di sana impostazione, che nello sviluppo di un bambino, che ne dicano oggi le correnti
dominanti di pensieri stravaganti, diciamo così, per la crescita sana, equilibrata di un bambino ci vuole la figura del padre e della madre. Proprio perché il padre dentro la famiglia esercita l'autorità, la protezione, il punto di riferimento, il pater familias, dicevano i romani, e la madre esercita il polo dell'amore. Alla donna spetta di diffondere l'amore dentro la famiglia, all'uomo di diffondere la sicurezza, la protezione, l'autorevolezza. Ecco anche una famiglia ordinata secondo Dio. Quando queste funzioni non ci sono, ne manca una o sono male esercitate, eccetera, eccetera, e ecco perché ci portiamo dietro anche tante ferite e tante cose. Parlai a suo tempo in un mio vecchio ciclo di catechesi, vecchio ma sempre attuale, che si chiama Chi sono io in verità per voler, per poter amare, per amare, alla scoperta di se stessi. C'era una sezione in cui si parlava di questo, come dire, certe correnti psicologiche evidentemente compatibili con la rivelazione, con la visione cristiana della vita, che ne dicano alcuni, ecco, esponenti di altre correnti, individuano anche la genesi delle prime tendenze omosessuali appunto nelle disfunzioni che si verificano nel processo di identificazione sessuale tra i 0 e i 12 anni, e appunto dipendenti da, come dire, patologie, quindi abnormità o mancanze gravi nel rapporto con una delle due figure genitoriali. Anche di questo, insomma, ho avuto modo di parlare più di qualche catechesi, no? Per cui anche la Chiesa ha bisogno del padre e ha bisogno della madre. E diversi papi, sia Giovanni Paolo II, San Giovanni Paolo II, sia Benedetto XVI, sia lo stesso Papa Francesco, hanno più volte sottolineato l'importanza di questa presenza materna di Maria, quindi di chi ci faccia sentire un pochino di amore, un pochino di dolcezza, un pochino di tenerezza. Perché senza questo non ce la facciamo, non possiamo vivere. Ecco, anche nella vita interiore che noi viviamo, un'anima che ha quella che San Luigi Bonfort chiamava una devozione profonda, sincera, intima, tenera verso la Madonna, si vede che c'è una marcia in più, perché sperimenta, vive, ha dentro di sé appunto questa dimensione amorevole, tenera, che si vede nella persona. Quando una persona è priva di amore, quindi è molto aspra, è molto dura, è molto tagliente, può anche essere, come dire, super ferrata in tante cose, no? Anche essere un difensore di ferro della sana dottrina, che deve essere difesa, attenzione, ecco, ma non manca qualcosa. Appunto, manca questa dimensione essenziale, quindi la Chiesa ha bisogno di tutte e due queste cose. Ha bisogno di chi la protegge, di chi la difende e di chi la governa, ma ha bisogno anche di chi la ama, di chi le dà speranza, di chi le dà un pochino di consolazione, un pochino di dolcezza. Ne abbiamo bisogno tutti, e questa funzione nessuno la sa svolgerla meglio che Maria Santissima. Passiamo al secondo paragrafo, la natura della maternità di Maria verso la Chiesa. È madre colei che dà la vita, si legge nella lezione sull'epistola di Paolo ai Romani. La vita che ella dà, la vita che dà Maria Santissima, non è evidentemente la vita naturale, ma è la vita soprannaturale della grazia divina. La nuova vita che ha avuto inizio da Maria. Il Concilio Vaticano II, Lumen Gentium, quando parla della maternità di Maria, la definisce madre nell'ordine della grazia, cioè ciò che fa una madre biologica con il nostro corpo fisico, e quindi concorre al fatto che ci sia proprio la vita umana, perché insomma noi siamo generati nel grembo di nostra madre, certo anche con il concorso del seme maschile, ma tutto quanto il processo di formazione del nostro organismo avviene nel grembo della madre biologica. Ecco, madre nell'ordine della grazia vuol dire che la Madonna fa
per quanto riguarda la grazia, che è la vita dell'anima, ciò che una madre biologica fa riguardo la vita di un corpo. E adesso lo vedremo in questo paragrafo. La vita che ella dà non è già la vita naturale, ma è la vita soprannaturale della grazia divina, la nuova vita che ha avuto inizio da Maria. La vita nuova, dice Gesù nell'Evangelo, incomincia per l'umanità e per i singoli uomini da Maria. Maria, nuova Eva, ha anche ella avuto da Dio un nuovo figlio in luogo di Abele ucciso da Caino, ma non lo ebbe con un'ora di gioia brutale che rende assopito il dolore. Lo ebbe in un'ora di dolore totale ai piedi di un patibolo, fra i rantoli del morente che l'era figlio, gli improperi di una folla decisa e una desolazione immeritata e totale, poiché anche Dio non più la consolava. Tantissime volte ho detto, ma ripetiamo ancora, no? La Madonna è diventata nostra madre nell'atto stesso in cui ha detto Fiat all'Arcangelo Gabriele. Come ha concepito Gesù, così siamo stati concepiti tutti noi in lei. Il problema è che poi ci sta questo parto duplice, perché la Madonna poi ha partorito Gesù, capo del corpo mistico, e ha partorito me e te, membra del corpo mistico. Oh, le date di nascita sono differenti. La data del concepimento è la stessa, ma le date di nascita sono differenti, perché Gesù è nato virginalmente, quindi con un parto estatico, che è stato semplicemente una delizia per la Madonna, senza nessun dolore, la notte del Natale. Solo che c'è il libro dell'Apocalisse che, guardando la donna vestita di sole, la vede che è incinta e grida per le doglie e travagli del parto. Come ho detto innumerevoli volte, doglie tra i travagli del parto che non ha avuto per partorire Gesù. Perché chi afferma questo bestemmia e dice un'eresia grossa quanto una casa, perché nega il parto virginale di Maria. Quindi quelle doglie e quei travagli del parto, che pur sono affermati, e quindi la Sacra Scrittura non mente, la Madonna li ha vissuti molto peggio di quanto qualunque donna soffre quando partorisce biologicamente, e li ha vissuti per partorire noi, e il parto, come Gesù ci ha detto, è avvenuto in un'ora di dolore totale ai piedi del patibolo del suo primogenito, che è Gesù. La Madonna non ha avuto figli biologici, ecco, ma quando nei Vangeli si dice che diede alla luce il suo figlio primogenito, che anche qui gli eretici a loro condanna stravolgono, dice: ah, ma se c'ha avuto il primogenito vuol dire che c'aveva anche gli altri, e quindi poi travisano i famosi fratelli di Gesù di cui parla il Vangelo, dicendo che erano, che ha avuto la Madonna, ha avuto altri figli. Queste sono canzoni messe in giro dal diavolo fin dai primissimi tempi, che ogni tanto vengono riformulate, ecco, a cui purtroppo danno retta gli incauti e gli sprovveduti. La Madonna ci ha avuto un secondo genito e basta, oltre a Gesù, che non è un figlio singolo, ma è l'umanità intera, partorita ai piedi della croce, e altro che doglie e travagli del parto. La Madonna ci avrebbe fatto sicuramente a cambio, se avesse potuto, diciamo, tanto per dire una iperbole, perché, ripeto, ciò che prova una donna partoriente è niente in confronto a quello che ha provato. Io non lo so se mi posso azzardare, ma io non mi stupirei affatto, diciamo così, ecco, non facciamo affermazioni di cui non posso avere riscontri, ma non mi stupirei affatto se un giorno nell'altro mondo nostro Signore ci dovesse dire: guarda, figlio mio, lo sai che per partorire il genere umano alla grazia mia madre ha sofferto più di tutti i travagli e le doglie del parto di tutte le donne che hanno partorito sul pianeta Terra? Ecco, tra l'altro io non sono neanche una donna, e quindi non sono neanche una mamma, quindi, ecco, magari una donna, una mamma sa cosa si soffre quando si partorisce, no? Ecco, e quindi pensi una donna e una mamma, che capisce sicuramente meglio di me, e che cosa potrebbe essere un dolore di Maria per partorire me e te, attenzione alla vita della grazia, qualora questo dolore fosse la somma algebrica di tutti i dolori di tutte le donne che hanno partorito
da quando è iniziata la riproduzione sessuata, cioè dopo il peccato originale, fino alla fine della storia, cioè da subito praticamente. Ecco, sarebbe veramente qualcosa di grosso, no? Ecco, non lo so se è così. Sicuramente il dolore che la Madonna ha sofferto per partorire me e te è un dolore, Gesù l'ha definito, totale, immenso. Dice, Maria, dice il Divinissimo Autore, qui siamo sempre nelle lezioni sulle Epistole Romani, madre vostra non in un senso simbolico, attenzione, ma reale, perché è madre colei che dà la vita, e Maria vi ha dato la vita e conseguentemente lo Spirito Santo, ossia colui che mantiene la vita in voi e più ancora fa di voi dei portatori di Cristo, più degli altri Cristi, secondo la frase di Paolo. Non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. E spiega ciò con un esempio. Il minore, dice, si offusca davanti al maggiore, ne viene assorbito. Il maggiore soverchia e splende annullando il minore, non per sopraffazione, ma per elevazione a un grado più alto, assorbendo, assimilando la pochezza alla pienezza, la debolezza alla forza, la limitatezza all'infinito. Un re che traesse seco sul trono un povero fanciullo nudo trovato per via e l'amasse al punto di farlo suo erede e lo facesse acclamare dalle folle tenendolo sotto il suo manto regale e non potessero le folle schernirlo, questo piccolo fanciullo, povero perché non lo vedono, vedendo solo il re nella sua maestà, il piccolo fanciullo, stringendosi beato al re buonissimo fino a scomparire nei valutamenti regali, felice di sparire così, sarebbe il simbolo più esatto di questa condizione del cristiano divenuto un altro Cristo. Non diversamente Maria, incinta di Dio, sentì sé creatura annullata dal tutto chiuso nel suo seno. Non lei, ma colui che era in lei, lei vedeva, lei portava, lei dava alla venerazione degli uomini. Anche voi, cristiani, lo spirito feconda del Cristo. E se la volontà vostra asseconda la volontà dell'amore, il Cristo prende vita in voi. E voi, uni con Lui, divenite. Onde, una sola cosa se voi siete col Padre, col Figlio e con lo Spirito Santo che li unisce. Così come è chiesto da Gesù nell'orazione dell'ultima cena, perché coi tre che sono uno, facciate eterna dimora e godiate dell'amore. E poi della gloria di Dio e della pace gaudiosa che è il premio di coloro che accolsero, che è il premio di coloro che accolsero la luce e la parola e vissero nella carità e verità, nascendo a Dio e da Dio e dando testimonianza al Cristo vivente in loro con una vita perfetta secondo il comando e l'esempio di Gesù. Quindi madre nostra non in senso simbolico, attenzione, ma reale. Reale nell'ordine della grazia, cioè ci trasmette la vita dello Spirito Santo, su cui qui Gesù ha fatto una bellissima descrizione, esattamente come la nostra madre ci trasmette la vita biologica, la nostra madre naturale. Fondiamoci a Maria, scriverà la Valtorta a Madre Teresa Maria, che le ha chiesto come fare la comunione spirituale con Maria Santissima. Attenzione a questa espressione, fondiamoci a Maria. Chi conosce gli scritti di Luisa Piccarrete ha seguito un pochino di catechesi, anche che ho fatto, è da poco terminato un ciclo di catechesi che si chiama Fondersi con la Divina Volontà. Qualcuno mi chiede, ma ci si può fondere con Maria? È certo che ci si può fondere con Maria, è certo. La nostra fantasia certamente può comporre un bell'atto di fusione con Maria, sul modello, diciamo così, dell'atto di fusione con Gesù. Fondersi con Maria è fondersi con Gesù, è fondersi con la Divina Volontà, perché la Madonna, l'abbiamo già sentito prima, la Madonna non ha altra ragion d'essere. Dice, Maria incinta di Dio sentì sé creatura annullata dal tutto chiuso nel suo seno, non lei, ma colui che era in lei, lei vedeva, lei portava e lei dava alla venerazione degli uomini.
Chi trova Maria trova Gesù, chi si fonde con Maria si fonde con Gesù. Chi trova Maria trova la divina volontà, chi si fonde con Maria si fonde con la divina volontà. Di questo non bisogna avere nessunissimo dubbio. Prosegue la lettura del testo. Facciamoci piccoli in lei, torniamo non soltanto fanciulli, ma germe di fanciulli, e sia la madre della grazia quella che ci dà la luce, rigenerati, veri figli di Dio e fratelli di Gesù. Nel fondo del nostro germe che si ricrea in Maria, essendosi fatto morto a tutto l'io, al mondo, al passato, a Satana, ella deporrà Gesù e noi saremo portatori veri di Gesù. Dopo faremo un bel commento di queste cose. Questi sono alcuni passaggi molto molto importanti. L'annullamento in Maria, l'ammaestramento di Maria, la via dell'infanzia spirituale sorretti da Maria mi sembra ancora più facile per noi povere creature di quella proposta da Gesù: se non diverrete fanciulli non entrerete nel regno dei cieli. E c'è chi ha saputo farla, che sa che è Santa Teresina di Gesù Bambino, ma noi siamo meno capaci, e allora non si voglia entrare nei cieli come fanciulli coraggiosi che sanno camminare da soli, ma affidiamo la nostra puerizia alla madre. Ella ci porterà sul seno, sul cuore, ci nutrirà di latte. Il suo amore, ecco la comunione d'amore con Maria e Maria, nella quale è Dio, tutto Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo. Queste sono le lettere di Maria Valtorta, che sono un altro campo di esplorazione molto molto grande, ma questo è quello che abbiamo letto, è qualcosa di assolutamente spettacolare, importantissimo e bellissimo. Allora, nella spiritualità mariana, questo perché lo si sappia, ci sono dei gradi, diciamo così, di unione con Maria. Il cominciare a sentirsi figli di Maria veramente è il primo grado, non è l'ultimo. Ed è già tanto, quindi vedere Maria come madre, ricorrere a lei come madre, ma veramente come madre, quindi avere un rapporto con lei come un figlio ha con una madre, quindi un rapporto intimo, confidenziale, profondo, è già una cosa bellissima, d'accordo? Ecco. Ed è anche, come dire, il primo approccio, perché la Madonna proprio intrinsecamente è questo, è donna ed è madre. Dopodiché c'è un secondo step, l'anima comincia a comprendere che la Madonna è madre, ma è madre nell'ordine della grazia, quindi è madre e anche maestra, quindi è madre spirituale, quindi come madre spirituale, come se fosse un padre spirituale, va obbedita, ecco. E piano piano va anche servita, perché la Madonna ci... Che vuol dire servirla? Servirla vuol dire cominciare a fare piano piano la sua volontà. Ma la volontà di Maria, quello che lei trasmette, per esempio attraverso le apparizioni riconosciute, perché se uno vuole avere un punto di riferimento immediato, non è altro che la volontà di Dio, decodificata, filtrata attraverso il suo amore di madre. E quindi uno comincia ad avere il desiderio di servirla, e questo è già una cosa molto molto buona. Quindi mi sento figlio, ma desidero anche essere servo di Maria, no? C'è un ordine glorioso, tra l'altro, ai servi di Maria fu proprio affidata la custodia di Maria Valtorta e dei suoi scritti. Si chiamano appunto i servi di Maria. Ecco. Sappiamo poi che la spiritualità monfortana dice: servo è poco, io voglio fare tutto quello che vuole la Madonna, non solo tutto quello che vuole la Madonna, voglio completamente consegnarmi nelle sue mani. Quindi, assumendo una condizione ulteriore, diciamo così, di legame più forte che quella dello schiavo d'amore. Ecco perché questa è una consacrazione, diciamo così, ancora più impegnativa, no? Questo è il terzo step. Poi è venuto San Massimiliano Maria Kolbe, che ha voluto, diciamo così, raffinare ulteriormente, no? Tante volte ho detto, dice, ma lo schiavo, se si impazzisse, potrebbe ribellarsi. Allora, una forma ancora più alta è farsi cosa? Strumento nelle mani di Maria, un po' come la presenza di Gesù nell'Eucaristia, che è una cosa sconvolgente se noi ci pensiamo. Voi pensate che un Dio vivo e vero, che è presente attraverso una cosa inerte, cioè
Capite che noi con un'ostia potremmo farci quello che vogliamo. Tant'è vero che quei malvagi servi di Satana, che sono i satanisti, fanno delle cose assolutamente allucinanti con le ostie che trafugano dalle chiese. Quindi non esiste, come dire, forma di umiliazione più grande che farsi cosa, capito? Cioè, perché con la cosa veramente uno può fare quello là che vuole. Proviamo a pensare intensamente, no? Ecco perché nei confronti dell'Eucaristia si avvicina alla festa del Corpus Domini, cioè ogni adorazione, ogni onore, ogni cosa che noi facciamo è sempre poca, perché non eguaglieremo mai l'abisso di umiliazione che Gesù ha, a cui Gesù si è sottoposto nell'Eucaristia per stare con noi. Per cui nei confronti dell'Eucaristia non è mai troppo, mai troppo, questo assolutamente, Allora, cosa nelle mani della Madonna? Cioè, io voglio consegnarmi a lei in modo tale che lei non abbia nessuna resistenza, carta bianca. Ma poi c'è lo step ancora superiore, che, come dire, è la fine che ritorna con l'inizio. Dice, bambino... Cioè, il primo grado è scoprire Maria come madre, e l'ultimo è nascondersi nel grembo di Maria, germe di fanciulli. Dice, torniamo non soltanto fanciulli, ma germe di fanciulli, quindi nel grembo di Maria. Allora, perché questa è la cosa più grande? Perché chi sta nel grembo scompare. Cioè, una cosa, sì, una cosa è tanto, no? Adesso, chi vedrà il video, se io prendo questa corona del rosario in mano, questa è una cosa, ci posso fare quello che voglio, ma questa cosa si vede, perché si vede che questa è una coroncina del rosario. Ma se io, supponiamo adesso, c'è un esempio sciocco, me la mangio, la ingoio, e questa coroncina del rosario entra dentro di me, non si vede più. Ce l'ho dentro di me, ma non si vede più. Ecco, allora, l'ultimo grado, l'ultimo step, la massima, diciamo così, unione mariana realizzabile su questa terra è nascondersi nel grembo di Maria, è farsi, come dire, è farsi concezione di Maria dentro il suo grembo, come ha fatto il Verbo eterno. E che cosa succede quando si compie questa mistica operazione che dovremmo chiederla al Signore? Cioè, nel fondo del nostro germe che si ricrea in Maria, essendosi fatto morto a tutto l'io, capite? Al mondo, al passato, a Satana, ella deporrà Gesù e noi saremo portatori veri di Gesù. Allora, noi sappiamo che per rinascere, per diventare santi, per fonderci con la divina volontà, per tutto quello che chiamiamolo come vogliamo, qui ci deve essere un azzeramento di noi stessi. Quindi, morto a tutto l'io, il nostro io che continuamente emerge, reclama, cerca se stesso, vuole essere appagato, vuole essere considerato, vuole essere pulire tutto. Non ce la faremo mai noi a farlo da solo questa operazione qui. La Madonna lo può fare. Poi, morire al mondo con le sue lucciole, con i suoi allettamenti, con i suoi idoli. Chi è che può dire, ma in verità io non sono minimamente attaccato a soldi, a beni o a cose di questo genere, prendiamo soltanto questo idolo del mondo. In verità perché dopo se uno lo dice, a dopo lo deve dimostrare, però, quindi vediamo quali prove di coraggio che sappiamo fare, no? Quindi come si fa a morire completamente al mondo? Altro legame al passato. Noi col passato dobbiamo chiuderci, dobbiamo chiudere col passato. Il passato bello, tutte le cose belle sì che abbiamo vissuto,
sia che magari forse per grazie a Dio l'abbiamo fatto, lo mettiamo nelle mani dell'Altissimo. Ma il passato brutto, ricordate che gli scheletri nell'armadio sono pochi, gli esseri umani che non ce l'hanno, noi dobbiamo deporlo nelle mani dell'Altissimo e non dobbiamo permettere in nessun modo che il nostro passato brutto ci condizioni e ci faccia male adesso, oggi. Cioè, abbiamo fatto peccati grossi quanto una casa, non fa niente. Quelle cose devono essere seppellite. Morto al passato. Chi ci aiuta a seppellire completamente il nostro passato perché non ci faccia più male in nessun modo? Non diventi anche, come dire, un grimaldello, una leva con cui ogni tanto il diavolo torna, ce lo risbatte davanti e ci mette e ci manda in tilt. D'accordo? Ci pensa la Madonna. E poi abbiamo il problema dei problemi. Come facciamo a morire a Satana? Morto tutto lì, al mondo, al passato, a Satana. Morire a Satana significa semplicemente che lui non è più in grado di vincerci. Tentarci sì, d'accordo? Perché esenti da tentazione non possiamo andare, ma perdere le battaglie con lui, no. Questo noi non ce la faremo mai da soli, neanche con l'aiuto della grazia ordinaria, perché combattiamo una via, combattiamo un avversario enormemente più astuto, più forte, più intelligente di noi. Non ce la facciamo. Chi è che ha schiacciato la testa a Satana? Chi è che lo tiene sotto il suo calcagno senza nessuna possibilità che gli nuoccia? La Madonna. E come faccio io a... Cioè, devo entrare dentro di lei. Devo nascondermi in lei. Quindi capite, a questo stadio maturo, San Paolo abbiamo sentito prima, no? Dire, non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Ecco. Allora... Qui dobbiamo dire, non sono più io che vivo, ma è Maria che vive in me, o meglio ancora, ma io vivo in Maria. Ecco anche quella cosa che San Luigi aveva intuito, no? Vivere in Maria, in questo mondo, nascondersi. Quindi il vertice, diciamo così, per le anime mariane, qui sto parlando, questa è una catechesi mariana, questa qui è, il vertice massimo è che noi non siamo più noi stessi, quindi... Si diventa, c'è stato qualche autore che ha parlato di questo tema, no? Già abbiamo fatto riferimento prima, come le specie consacrate. Una volta che io consacro l'ostia, si vede ancora la forma dell'ostia, il colore dell'ostia, il sapore dell'ostia, ma attenzione, lì non c'è più l'ostia, c'è Gesù Cristo. Allora, a questo ultimo stadio, che è l'ultimo stadio della vita mariana, a cui i veri devoti della Madonna aspirano chiaramente, che succede? Succede che non siamo noi, ma non siamo noi. Quindi è chiaro che noi rimarremo sempre noi, le nostre fattezze fisiche rimarranno sempre le stesse, i nostri doni naturali di grazia rimarranno sempre gli stessi, i nostri temperamenti o caratteri certamente modellati rimarranno sempre simili, ma ci sarà stata una trasformazione in Maria. I tratti, i modi di fare, di essere, di parlare, di muoversi, di operare, le virtù sono le sue. Quindi, quando si giunge a questi livelli, si vede un essere umano, si vede un uomo o una donna ben specifica, no? Si vede per esempio Leonardo, ecco. Ma non c'è Leonardo, ma c'è Maria, cioè attraverso Leonardo si vede Maria. Questo è il top, è la forma in assoluto più alta di vita mariana, no? Ed ecco perché qui prosegue il testo, dice, quando succederà tutto questo, ella deporrà Gesù e noi saremo portatori veri di Gesù. Attenzione, l'annullamento in Maria, l'ammaestramento di Maria, la via dell'infanzia spirituale sorretti da Maria. Lei dice, e è vissuta... Queste cose, insomma, quando sono state scritte, Santa Teresa di Gesù Bambino era morta da una quarantina d'anni, insomma, quindi non da tantissimo tempo, quindi, ma già era nota la via dell'infanzia spirituale, no? Perché
già Santa Teresa di Gesù Bambino c'era arrivato, però con Gesù. Dice: io devo diventare un giocattolo di Gesù. Quindi i giocattoli li prendi, li sbatti via. Un bambino ci fa quello che vuole con un giocattolo. Ecco, così dobbiamo essere noi nelle mani di Gesù. Questa è la sintesi della piccola vita dell'infanzia spirituale. Lui dice: ma no, c'è una via ancora più facile. Noi, cioè, quella con Gesù è già troppo elevata, perché Gesù, sì, anche Gesù bambino, però è Dio bambino. Andiamo da Maria, che è una via ancora più facile per noi creature. Qui forse Maria Valtorta non lo sa, ma si fa eco di un principio, di un caposaldo della spiritualità monfortana, no? Che propone Maria come via, perché è una via più tenera, più dolce, più facile, più scorrevole. Perché? Perché la Madonna è tutta amore ed è una pura creatura. Quindi certo che Gesù è il nostro amico ed è tutto amore, ma non dimentichiamolo, anche Gesù si dimentica molto molto facilmente, che Gesù è anche Dio, Gesù sarà anche il nostro giudice, per forza, cioè non si scappa da questo qui, cioè sarà giudice clemente e misericordioso, certamente se noi siamo stati suoi amici nella vita terrena, se abbiamo cercato di servirlo, ma sarà anche giudice, di là per giudicare, cioè, quindi in Gesù coesistono queste due cose. Nella Madonna coesiste soltanto l'aspetto buono, come dire, l'aspetto materno, l'aspetto amorevole, quindi è una via più soave, più dolce, più facile. L'annullamento in Maria, bellissima questa espressione, eh? Dobbiamo pensarci, annullarsi in Maria, viverla, no? Ammaestramento di Maria, quindi farsi insegnare da Maria tutto. Io ho scritto proprio ieri un articolo che parlava, e penso che molti che stanno ascoltando, che ascolteranno, l'avranno letto, insomma, perché ho visto che c'è avuto dei riscontri buoni. Dice: che facciamo con la Santa Comunione anche in questi periodi? Dice: allora, mettiti nel cuore di Maria. Che farebbe la Madonna? Adesso qui bisogna anche conoscerla, la Madonna, eh? E quindi bisogna anche fare formazione mariana. Quindi io non dico cosa faceva la Madonna con l'Eucaristia, ma vi dico che la Madonna ha detto esplicitamente come lei si comportava con l'ostia consacrata. Si va dalla ricerca di dove ha detto queste cose qui. Posso dare uno spunto, insomma. Bisogna leggersi fino alla fine la mistica città di Dio e si avrà la risposta a questa domanda. Cosa faceva la Madonna con l'Eucaristia? Ecco, quindi nel dubbio, in ogni circostanza di vita, un'anima mariana dice: che farebbe la Madonna? Userebbe questi modi? Farebbe questa cosa? Userebbe questo stile? Ci sono delle anime mariane che si dicono mariane, che lo dico senza voler giudicare nessuno, evidentemente con tanto dolore, no? Che però hanno dei modi di porsi, di essere, di fare, che dico: ma dico, figlio mio, figlia mia, tu dici che sei mariana o mariano, ma la Madonna farebbe quello che stai facendo? Ma io non ci posso credere, d'accordo? Cioè, se non andiamo a conoscere due Madonne diverse, insomma, no? Quindi bisogna fare attenzione, perché San Luigi mette in guardia dalle false devozioni mariane. La Madonna non sceglierebbe mai la via dell'insulto, non so, la via della rivoluzione, la via della superbia, cioè la via del parlare, dell'aggredire, dell'attaccare le persone facendo nomi e cognomi, io non credo proprio, insomma, cioè, e se dovesse essere così, cioè, la Madonna che emerge da questi scritti, ma non farebbe mai cose di questo genere, insomma, no, non sono neanche lontanamente immaginabili. Certo, nostro Signore Gesù Cristo come giudice, se qualcuno non riga dritto, arriverà l'ora in cui non è che gliene dice 4, gliene dice 8, gliene dice, lo fa correre come, d'accordo? Se non in questa, nell'altra vita,
Ma questo lo fa Gesù Cristo giudice, questo qui, Gesù Cristo giudice, perché non si discute che può, e se è concesso, insomma, esprimersi in questo modo, deve fare queste cose. Ma la Madonna non le fa. Poi lo sentiremo in questi scritti. No, allora, un'anima mariana impara, ammaestrato da Maria, ammaestrati da lei. E la via dell'infanzia spirituale sorretti da Maria, si diventa un bambino, come dice il Salmo 130, in braccio a sua madre. Vediamo anche un pochettino lo stile dei bambini, non lo stile dei bambini, direbbe Gesù, cioè non dobbiamo pensare a un bambino quanto a che è capriccioso, d'accordo? Che i bambini, se li guardi sotto certi punti, stanno sempre a piagne, chiedono sempre indirettamente di stare al centro dell'attenzione, sono completamente egocentrici i bambini, perché attirano. Ma quando Gesù parla, dice: se non diventerete come bambini, non entrerete nel regno dei cieli, non intende queste qualità non positive dei bambini, ma intende le altre. Il bambino vive completamente abbandonato, non c'ha pensieri suoi, a lui ci pensano il padre e la madre, sta senza pensieri, riceve tutto da loro. Il bambino è innocente, il bambino si crede qualunque cosa che papà e mamma gli dicono, d'accordo? Crede anche alle favole del bambino, se gliele raccontano papà e mamma, d'accordo? Il bambino si fida di papà e mamma e quindi è l'emblema anche dell'obbedienza. Il bambino è incapace di fare peccati perché non c'è l'uso della ragione, quindi queste sono le belle qualità della santa infanzia spirituale, no? Ecco, il bambino è incapace di malizia. Gesù dice che i figli di questo mondo sono più scaltri dei figli della luce. Certo, l'ingenuità è un peccato, per cui dobbiamo starne alla larga dall'essere ingenui. Però è anche brutto diventare maliziosi. Non ha niente questo a che fare con l'infanzia spirituale. Quindi affidiamo la nostra puerizia alla madre. Ella ci porterà sul seno, sul cuore, ci nutrirà di latte. Alcuni santi sono stati realmente nutriti di latte dalla Madonna, beati loro, insomma, no? Ma certamente, se non accadrà a tutti un fenomeno di questo genere in maniera reale, che non è neanche, come dire, la cosa più importante, la cosa fondamentale è essere nutriti veramente come una mamma di latte e di miele, cioè di sapienza e di dolcezza da Maria Santissima. Essere portati dal suo cuore, dove possiamo, ecco, percepire e sentire l'amore, ma nel cuore trovare anche il rifugio, come disse la Madonna Fatima: nel mio cuore immacolato sarà il tuo rifugio sicuro e la via che ti porterà a Dio. Quindi ecco la comunione d'amore con Maria e in Maria, nella quale è Dio, tutto Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo. Chi trova Maria, trova Dio. Non è un modo di dire. La figlia di Dio Padre, la madre di Dio Figlio e la sposa dello Spirito Santo. Comunione d'amore con Maria e in Maria. Attenzione, in questo senso forte. Aspirare a entrare dentro la Madonna, scomparire in Maria, quindi portare veramente al top quel processo di totale rinnovamento di noi stessi, ad immagine di colei che è la tutta santa, la Panagia, la perfettissima, quindi colei che è il riflesso vivo, anche se in forma creata evidentemente, della perfezione assoluta che è Dio solo, colei che in tutto e per tutto l'ha amato, colei che perfettamente ha adempiuto il primo comandamento, colei che non ha conosciuto altro se non la divina volontà. Quindi solo aspirare a questo è già qualcosa veramente di molto grande. Bene, amici carissimi, onde non rischiare di fare puntate troppo pesanti e troppo grandi, io mi fermerei, anche perché adesso inizia un'altra sezione, diciamo, abbastanza impegnativa, e ci portiamo queste considerazioni a casa, soprattutto queste ultime, che mi sembrano veramente molto molto belle. Ecco, quindi di aspirare a questo
sommo grado di unione con Maria. Quindi ripetiamo i gradi come sintesi, eh? Si comincia dal sentire Maria come madre e vivere come suoi figli, si prosegue col diventare suoi servi, poi suoi schiavi, poi sue cose strumenti e poi nascosti nel suo grembo, ecco, suoi concepiti vicino al Verbo eterno concepito nel grembo santo di lei, per scomparire totalmente in lei, annullarsi in lei, essere ammaestrati da lei per poter morire al nostro io, al mondo, al passato, a Satana e vivere una vita di perfettissima comunione e santità con il Padre, con il Figlio e con lo Spirito Santo, ma sempre con Maria e in Maria. Dio vi benedica a tutti, un santo fine settimana, alla prossima, se Dio vuole. Ave Maria.